grazia più grande che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò sono una regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di essere sempre nel regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. La Vergine Maria nel regno della divina volontà, 13° giorno. La Regina del Cielo nel regno della divina volontà si parte al Tempio e dà esempio di totale trionfo nel sacrificio. L'anima alla Regina trionfatrice, Mamma Celeste, oggi vengo a prostrarmi innanzi a te per chiederti la tua forza invincibile in tutte le mie pene, e tu lo sai com'è pieno il mio cuore, fino a sentirmi affogare di pene. Prendi il mio cuore nelle tue mani e versa in esso l'amore, la grazia, la forza di trionfare nelle mie pene e di convertirle tutte in volontà divina. Lezione della Regina trionfatrice. Figlia mia, coraggio, non temere. La mamma tua è tutta per te ed oggi ti aspettavo affinché il mio eroismo ed il mio trionfo nel sacrificio ti infonda fortezza e coraggio, onde io possa vedere la figlia mia trionfante nelle sue pene e con l'eroismo di sopportarle con amore per compiere la divina volontà. Ora, figlia mia, ascoltami. Io avevo appena 3 anni, appena compiuti, ed i miei genitori mi fecero conoscere che volevano consacrarmi al Signore nel Tempio. Il mio cuore gioì nel conoscere ciò, cioè di dover consacrarmi e di passare i miei anni nella casa di Dio. Ma sotto la mia gioia c'era un dolore per una privazione delle persone più care che si possono avere sulla terra, quali erano i miei genitori. Ero piccina, avevo bisogno delle loro cure paterne, mi privavo della presenza dei due grandi santi e poi vedevo che come si avvicinava il giorno di privarsi di me, rendevo la loro vita piena di gioia e di felicità, sentivano nell'amarezza di sentirsi morire. Ma mentre soffrivano erano disposti a fare l'atto eroico di condurmi al Signore. I miei genitori mi amavano in ordine a Dio e mi tenevano come un gran dono dato loro dal Signore, e questo diede loro la forza di compiere il doloroso sacrificio. Perciò, figlia mia, se vuoi avere una forza invincibile per soffrire le pene più dure, fa che tutte le tue cose siano in ordine a Dio e tienile come doni preziosi dati dal Signore. Ora tu devi sapere che io con coraggio mi preparavo alla mia andata al Tempio perché con me consegnai la mia volontà all'ente divino ed il Fiat Supremo prese possesso di tutto l'essere mio. Io acquistai tutte le virtù in natura, ero dominatrice di me stessa. Tutte le virtù stavano in me come tante nobili principesse e a seconda delle circostanze della mia vita prontamente si esibivano a fare il loro ufficio senza alcuna resistenza. Invano mi avrebbero chiamata regina se non avessi tenuto virtù di fare la regina sopra me stessa. Perciò io tenevo in mio dominio la carità perfetta, la pazienza invitta, la dolcezza rapitrice, l'umiltà profonda e tutto il corredo delle altre virtù. La divina volontà rese la mia piccola terra della mia umanità fortunata, sempre fiorita e senza le spine dei vizi. Vedi dunque, cara figlia, che significa vivere di volontà divina. La sua luce, la sua santità e potenza convertono in natura tutte le virtù
né si abbassa a regnare in un'anima dove c'è la natura ribelle. No, no. Essa è santità e vuole la natura, e vuole la natura ordinata e santa dove deve regnare. Quindi col sacrificio di andare al Tempio erano conquiste che io facevo, e sul sacrificio veniva formato in me il trionfo di una volontà divina. E questi trionfi portavano in me nuovi mari di grazia, di santità, di luce, fino a sentirmi felice nelle mie pene per poter conquistare nuovi trionfi. Ora, figlia mia, metti la mano sul tuo cuore e di alla mamma tua, senti la tua natura cambiata in virtù, oppure senti le spine dell'impazienza, le erbe nocive delle agitazioni, i cattivi umori degli affetti non santi. Senti, lascia fare la mamma tua, dammi la tua volontà nelle mie mani, decisa a non volerla più, ed io ti farò possedere dalla volontà divina, la quale tutto sbandirà da te, e ciò che non avrai fatto in tanti anni lo farai in un giorno, il quale sarà il principio della vera vita, della felicità e della santità. Bene, oggi è l'21 novembre, che è la presentazione di Maria al Tempio, e volontariamente, quindi volutamente, siamo andati a riprendere, quindi a riconsiderare ciò che la Madonna stessa dice riguardo alla sua venuta al Tempio, che tra l'altro, per essere proprio completo, dovrebbe continuare anche nel 14° giorno, dovremmo leggere ancora, insomma, perché nel 14° giorno la Madonna non spiega e non parla appunto del suo accesso, ma racconta quello che ha fatto nel Tempio, cosa che fa anche nel 15° giorno, insomma, quindi se qualcuno oggi avrà tempo e un modo, perché sono davvero tante le suggestioni, ecco, della festa di oggi, pensiamo, credo che siano il 13, il 14 e il 15, vado avanti a controllare se... credo che ci sia anche il 16, quindi vediamo se ricordo bene, anche il 16, sono 4 capitoli dedicati alla sua vita nel Tempio, quindi capiamo quanto è importante questo mistero nella vita della Madonna. Qui lo considera sotto l'aspetto, sotto uno degli aspetti fondanti e principali, che è quello del sacrificio. Il sacrificio è più difficile, qui capiamo anche tutte tante le cose che chi legge il libro di Cielo legge in continuazione, no? I dolori di Luisa, che non c'era Gesù, le privazioni. Allora, qui abbiamo questa situazione, abbiamo una Madonna che è figlia, qui capite che tutti quelli che sono stati intorno alla Madonna, c'è stata una gara, insomma, San Giuseppe, Sant'Anna e San Gioacchino, insomma, ecco. E... chiaro, a chi la va a dare la Madonna Gesù, la Santissima Trinità? Evidentemente a due campioni di santità. E qui aiuta anche un pochino, non c'era gli scritti di Luisa, ma capite, nostro Signore vuole che santi e mistici siano tutti quanti considerati. In paradiso non ci sono concorrenze e gelosie, quindi non sono gelosi l'uno dell'altro. La storia della nascita di Maria, a mio avviso, è molto edificante rileggere negli scritti di Maria Valtorta, dove racconta proprio come questa coppia di santi uomini, bellissimi tra l'altro, cioè, pare che la Madonna assomigliasse tanto a San Gioacchino, più al padre che alla madre, insomma, gli occhi azzurrissimi, pare che li avessi presi dal padre. Questa coppia santa, molto santa, che non aveva figli, chiaramente viveva questa cosa, come dire, in abbandono alla volontà di Dio, in obbedienza alla volontà di Dio, però poi un giorno Anna andò nel Tempio a dire: senti, se mi dai un figlio, una storia simile a quella della sua omonima, di Anna, madre di Samuele, dell'Antico Testamento.
testamento, dice: tu ne ho un figlio e io poi te lo offro. E così è stato, solo che non era un maschietto, era una femminuccia. È venuta Maria, lei non si rendeva conto, insomma, di chi fosse, no? Anche i primi 3 anni della Madonna, quel poco che si può sapere, ci stavano delle scenette negli scritti di Maria Valtorta, insomma, che sono veramente assolutamente edificanti, impressionanti e straordinarie. Allora, che succede? Succede che si incontrano due ispirazioni al sacrificio, i genitori della Madonna che si ricordano che l'hanno sacrificata, quindi quella bambina appartiene al Signore, quindi non poteva diventare nazireo perché era una femminuccia, quindi l'unico che si poteva fare era portarla al Tempio, come era, abbiamo visto già nella messa di oggi, per le fanciulle ebree che potevano starci appunto dall'età di circa 3 anni fino all'età di circa 13-14 anni massimo, perché poi quando erano diventate signorine uscivano per poter essere date in spose come tutte quante le pie donne ebree. Ma il problema è che quei 3 anni avevano cominciato a vedere, insomma, e a gustare, e se non erano stupidi si erano resi conto, insomma, che quella creatura non era una come tutte le altre. Quindi, cioè, quando noi stiamo in presenza di una grande santità, solo la presenza ci renda lì, pure se tu non sai chi c'è davanti, se non ti rendi cosa, cioè se qualcuno di voi conosce qualche santo, conoscerà qualche santo, anche qualche santo, cioè la presenza vicino a tutti è gradevole, cioè tu magari non tanto le immagini che è santo, non lo sai che è santo, ma la presenza è gradevole, perché i santi assomigliano a Dio e la vicinanza di Dio è sommamente gradevole, per cui privarsi di quella cosa ecco perché Luisa stava sempre dicendo: non c'è, vivo morendo, muoio vivendo, cioè non avere più quella cosa, cioè bisogna fare uno sforzo di immaginazione, capite? Pensate che dopo uno possa avere la cosa più bella immaginabile che è, e a un certo punto non ce l'ha più, cioè, ma è qualche cosa di allucinante, e però dovevano farlo perché hanno fatto il voto. Al tempo stesso la Madonna sente nel cuore il desiderio di darsi completamente a Dio, quindi diciamo che queste due cose si sono a un certo punto incrociate, però, come ci ha detto lei stessa, pure San Gioacchino e Sant'Anna non erano santi come lei, ma erano santi lo stesso, erano comunque genitori, e come spiega San Tommaso d'Aquino, noi quando immaginiamo Gesù e Maria non dobbiamo immaginarli distaccati, sì, ma disincarnati no, perché appunto il Verbo si è fatto carne, non è che non si è fatto carne. Quindi tutto ciò che noi di bello viviamo nella nostra natura umana, in maniera perfetta e in quanto perfetta ancora più intensa, c'era anche nella loro. Quindi non è che vado al Tempio, perdo mamma e papà, chi se ne importa, ma no. Così come quando Gesù è partito per la vita pubblica, è stata una tragedia. Il tradimento di Giuda per il cuore di Gesù è stata una tragedia, capite? Molto più che se avessimo vissuto noi un tradimento, molto più che se avessimo vissuto noi un distacco. Perché, come spiega San Tommaso, tutte le cose belle che fanno parte della natura umana in quanto uscita da Dio, non solo che c'erano, ma c'erano perfettissime, quindi amplificate all'ennesima potenza, anche la sensibilità, sono dei passi bellissimi di San Tommaso d'Aquino che approfondiscono questo tema di Gesù e di Maria, arrivava a livelli per noi non immaginabili, immensi. Quindi sì, lo faceva molto molto volentieri, ma l'avvicinarsi di questa cosa le provocava dolore, ancor più che questo era un sacrificio, ancora lezione per noi, volontario. La Madonna, Sant'Anna e San Gioacchino l'avevano promesso, ma comunque era un qualche cosa che richiedeva un atto di volontà, un atto di spoliazione, e sentivano tale amarezza, dice la Madonna, di sentirsi morire, ma mentre soffrivano erano disposti a fare l'atto eroico di condurmi al Signore. Quindi, allora, questo è la presentazione di Maria al Tempio, così come anche qua ogni volta che vediamo il quarto mistero glorioso, che è la presentazione di Gesù,
Dobbiamo sempre pensare, questi sono i misteri del sacrificio e del sacrificio volontario. Un sacrificio può essere volontario sotto due punti di vista. Diciamo così, tu assecondi un'ispirazione libera che ti viene dal Signore. Il Signore non ti chiederà, cioè ti manda un'ispirazione, ti manda. Offrimi questa cosa. Non la sentiamo così, non ci viene in mente di offrire al Signore il sacrificio di una cosa a cui teniamo tanto. Reazione. Se volete averci rimetto una cosa di questo genere subito, pensiamo ad altro che è meglio, insomma, quindi facciamo finta di non sentire, ma non lo sappiamo se quella cosa là ci è venuta per la testa oppure no, lo sappiamo molto bene. Oppure l'esecuzione di un sacrificio già offerto, quindi di una cosa che tu già gli hai dato al Signore e che poi gliel'hai data, ma siccome chiede degli atti successivi, tu poi quelli devi fare. Allora ricordiamo, io ricordo sempre un passo un po' drammatico, un po' crudo, ecco, del grazioso libretto del padre Never, La vita mariana, secondo il padre Never. A un certo punto la Madonna gli dice, sai quanti in un attimo di fervore mi hanno offerto tutto, mi hanno detto ti do tutto, mi sacrifico tutto, quindi mi hanno offerto e poi sono stato ripreso poco alla volta, capito? Poi riprendo questo e alla fine tutte le offerte che hai fatto non ci sono più, perché te le sei riprese tutte quante, non gli hai dato niente al Signore. Ecco, queste due dimensioni, quindi questo ci fa comprendere anche, no, come la vita è una divina volontà. Queste due dimensioni rappresentano, diciamo così, il vertice, diciamo così, dell'ascetica, possiamo chiamarla classica. I santi su queste cose qui hanno fatto, come dire, hanno fatto faville, insomma, quindi le offerte che hanno fatto al Signore e anche la generosità con cui hanno assecondato le ispirazioni. In alcuni santi raggiungono vette, insomma, io dico sempre, bisogna leggerli, ecco, e poi farò un respirone, non mettere subito in testa di metterli in pratica così come hanno fatto loro, insomma, perché sono cose un pochino impegnative, no? Però questo bisogna farlo, quindi fa parte della vita della divina volontà. Quindi attenzione, perché ogni tanto, tante volte ho parlato di questo, ma si pensa che la vita nella divina volontà certamente costituisce un'accelerazione, quindi un'impennata nella santità, ma non un fare altro rispetto a quello che c'era, ma è un andare oltre, quindi non è che tutto quello che comportava, insomma, di impegnativo non si fa più perché si trova la scorciatoia, no, ecco, si va oltre, non si fa altro, no? Come la meditazione dell'altro giorno, spettacolare, quando Gesù commentava la differenza tra fare e vivere nella divina volontà, prendendo il Padre nostro, no? Dice, se è fatta la tua volontà, io lo voglio, tutti la facciano la mia volontà, poi come in cielo e così in terra è uno step ulteriore, quindi andare oltre la semplice esecuzione come un servo obbediente di quello che io ti chiedo di fare, no? Ecco, qual è il segreto per questo? E qui questo è veramente, penso, uno dei vertici della, perché è difficilissimo. Il segreto è: tutte le cose siano in ordine a Dio e tienile come doni preziosi da parte del Signore. Un dono, i doni che fa nostro Signore, noi li abbiamo come doni a una sola condizione: se siamo disponibili, che in qualunque momento se li riprenda, in qualunque momento. Ma qui questo, il campo è a 360 gradi, cioè io volontariamente divento provocatorio e incalzante quando faccio queste cose, cioè una madre, un padre, un figlio, una figlia, un fratello, una sorella, i tuoi beni affettivi, morali, spirituali, tabula rasa. Non è che tu pigli tuo figlio e lo butti dalla finestra, d'accordo? Perché può darsi che il nostro Signore non te lo chiederà mai il sacrificio reale di una di queste cose, capite? Sullo sfondo di questo c'è sempre
Io dico, ci può aiutare a comprendere il sacrificio di Isacco, di Abramo, sempre. Abramo era convinto che il nostro Signore se lo sarebbe preso Isacco, d'accordo? Ce l'ha portato fino a su, stava col coltello in mano, il grande dipinto del grande Caravaggio, insomma. Per quanto mi riguarda, il pittore numero uno esistito nel corso della storia, no? Quindi Abramo con tutto col coltello in mano, quel povero ragazzino steso sull'altare del sacrificio, fermo. Se il nostro Signore dice fermo, fermo. Voi capite, pensate adesso anche la retta applicazione di questi principi nella vita dei singoli cristiani, alla pandemia. Che tutti quanti, questa è una situazione di sclerosi collettiva. Non significa che uno non debba, cioè, ti danno delle obbligazioni, delle cose che devi fare, uno rispetta, d'accordo? Ma nel cuore, secondo voi, è corretto andare davanti al Signore e dire: Signore, mi sta questa cosa? Io non è che me la vado a cercare, per carità, ma se me la vuoi mandare, eccomi. Se vuoi che mi arrivi, eccomi. Che problema c'è? Problemi. E se muore? E se muore, se muore. Capite? Cioè, per noi la morte fisica, attenzione, qui stiamo parlando come singoli cristiani, capite il senso? Spero che voi capiate, anche chi vedrà queste cose registrate, capisca il senso. Non è che uno vuole suicidarsi o disprezza la vita o fa follie o fanatismi, capite? Ma dentro il cuore, capite? Cioè, la capacità di leggere, se il Signore mi chiedesse il sacrificio di portare questa cosa, di soffrirci, magari di soffrirci e poi ritorno alla vita normale, oppure di soffrirci e poi questa cosa diventa la mia, come dire, strada per passare da questa all'altra vita. Ma che succede? Che se nel cuore, come dire, c'è un distacco profondo, Gesù dice perfino dalla tua vita, è chiaro che la salute noi la dobbiamo preservare, perché la salute è un bene, dobbiamo mettere a disposizione di nostro Signore, non devo andarmi a privare della salute per qualche follia che faccio, perché se il nostro Signore vuole che sto sulla terra 90 anni perché vuole che lo servo fino a 90 anni, io non devo andarmi a suicidare, d'accordo? Quindi attenzione, che nel salutismo per esempio stanno anche tanti comportamenti, cioè chi fuma, chi abusa dell'alcol, chi mangia in maniera sfrocerata, non è che è così santo, non soltanto per le virtù della temporanza, ma perché è un modo con cui mette a repentaglio la propria salute, meno certamente pericoloso, insomma, di contrarre un virus mortale, ma lo stesso, insomma, no? Quindi dentro questo raggio di azione entrano tante cose, no? Però qual è il problema? Cioè, è un problema di cuore, cioè tutte le tue cose siano in ordine a Dio e tienile come doni preziosi. Cioè la salute è un dono prezioso è da custodire, d'accordo? Da custodire, ma non da, capite, da, come dire, difendere come se fosse il bene assoluto a spada tratta e per questo si fa qualunque cosa. No, perché il bene assoluto per noi cristiani non è nessuna cosa creata, è Dio e la sua volontà. Spero che sono riuscito a essere chiaro, quindi a trasmettere quello che è anche il senso di questo, no? Noi, se il Signore ci dà, cioè, se sappiamo benissimo, tutte quante le cose belle che il Signore ci dà, lo prendiamo, le prendiamo, ci riconosciamo un Signore del suo amore, lo ricambiamo per noi e per tutti, quindi le viviamo come cose belle nella divina volontà, ma fino a quando il Signore ce le dona. Se oggi dice, basta, hai goduto di questa cosa bella fino ad oggi, io da oggi voglio che me la sacrifichi, non te la do più. Che fai tu? Te la tieni o dici, fiat? In parole povere, questo significa avere il distacco dal cuore. Noi su questa cosa qua, guardate qui, il cuore umano sarebbe veramente da fare uno screening. Chi è capace veramente di fare questo qui? Pensiamo alle cose a cui teniamo di più, alle cose che tu dici, no, nella vita, guarda, toglimi tutto, ma questo no. Posso rinunciare a tutto, ma questo no. Cioè, questo no non va bene. Per
perché se il nostro Signore te lo dovesse chiedere, però noi subito parte nella nostra testa, vedete, perché poi qui si va, è molto importante che noi andiamo sempre a fondo, se c'è il Signore ti darà la grazia, insomma, di andare a fondo. Se tu pensi, ma questo no, quindi dentro la testa tua significa, questa cosa per me è il bene sommo, quindi se Dio mi dovesse togliere questa cosa, vai a fare, quindi vuol dire che è cattivo, quindi vuol dire che Dio vuole il tuo male, quindi vuol dire, torniamo sempre, che di Dio bisogna avere paura come di un qualcuno di potenzialmente pericoloso. Ma questa è la canzone che il diavolo ha cantato da Medeva, eh? È la canzone di sempre. Sei sicuro che se mangi muori? Ma che dici? Se mangi tu sarai la persona più felice del mondo. Dio non vuole che tu conosci la vita, capito? Tanto prima dice, sposto con tutto meno questa cosa, capirai? La cosa più bella, da prima della conoscenza del bene e del male, del segreto della vita. Cioè, caga il decreto, dice, fa tutto meno che questo, ma se non fai questo non hai fatto niente. Quindi cosa c'è dietro questa cosa? C'è Dio è cattivo, c'è Dio è concorrente della, c'è Dio è una minaccia, Dio è un concorrente della tua felicità, alla larga. Quanta gente sta lontano dalla fede e dice, ma no, se non ti diventi cristiano, dopo questo non si può fare, questo non si può fare, bisogna fare rinuncia, bisogna fare sacrifici. Mamma mia, sperando che poi forse se c'è qualcosa nell'altro mondo, ma chi lo sa se c'è davvero, forse dopo riguadagnerai qualche cosa. Io una volta lessi, ascoltai meglio, una bruttissima intervista di un satanista, perché intervistavano il cantante di una band dichiaratamente satanica, che dice, ma noi siamo trasgressivi, perché noi, il cristianesimo, che dice adesso qui bisogna soffrire la croce perché dopo le cose andranno meglio, no noi vogliamo stare bene, qui ce ne infischiamo di tutte quante queste cose. Un satanista doc, perché questo pensa ai satanisti, ma perché capite che ci sono molti, come dire, non satanisti espliciti, quindi che non hanno fatto patti col diavolo, li vogliono rendere culto, che sono molto vicini a questo modo di pensare, o no, insomma, in base alla nostra esperienza comune. Allora, si può avere tutto, capite? Se tu sei miliardario come Jeff Bezos, se Dio vuole questo, non è problema. Chiaro che sicuramente farai un uso di tutti quanti i miei miliardi conforme alla volontà di Dio. Se da domani da Jeff Bezos diventi povero come Giuseppe e Maria Avge, che vanno a Betlemme e non sanno manco dove andare, non ci sarà nessun problema. Questa è proprio la quintessenza della santità, già della santità classica. Come dice San Paolo, ho imparato a avere la panza piena e a morirmi di fame, a stare nell'abbondanza e a stare nell'indigenza, a stare vestito e a stare nudo, non nudo proprio in senso stretto, a morirmi di freddo perché ho anche i soldi per comprarmi un mantello pesante. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Vuole che oggi si magna? Bene, domani si digiuna? Va bene lo stesso. Quindi, dietro questo che c'è? Dietro questo c'è veramente l'abbandono totale nella divina volontà, nelle mani di colui che sappiamo che anche quando dispone un sacrificio, per quanto grande, per quanto questo ti spacchi e ti spappoli in 100.000 pezzi il cuore, è per il bene. Questo la Madonna sarebbe, qui ha fatto, come dire, la scuola per tutta la vita, ma sotto la croce, cioè noi non penso che non capiremo mai abbastanza, cioè, io ho sempre detto, è più doloroso vedere soffrire la luce dei nostri occhi senza poterci fare niente, piuttosto che soffrire noi stessi. Si vedono tante cose brutte oggi nel mondo e nella Chiesa. E a tante cose brutte nel mondo della Chiesa, una persona normale, un povero cristiano, non ci può fare niente. Allora, è una grande sofferenza vedere la presenza di male, di sofferenze che fanno male e non poterci fare niente. E che cosa devi fare? Devi offrire questa sofferenza, come la Madonna ai piedi della croce. Che faceva la Madonna ai piedi della croce? Che faceva? Spaccava la faccia a tutti quelli che stavano
crocifiggendo il figlio di Dio. Facevano 48, c'è brutti disgraziati, che è stato a fare? I delinquenti, state ammazzando l'unico innocente, state ammazzando, sapete chi è? Io lo so bene chi è, questo è il figlio di Dio, che fate? Ha fatto così? Non ha fatto così. Capite perché la nostra grande forza ed anche la debolezza di tanti esseri umani che non fanno queste cose è la meditazione, quindi è metterci in silenzio e pensare nel Signore, perché se pensassimo nel Signore tante stupidaggini e tanti peccati non li faremmo mai. E questa è un pochino la festa di oggi. Sentite, vedi che significa vivere di volontà divina, dice a un certo punto Maria. La sua luce, la sua santità e potenza convertono in natura tutte le virtù, no? Dice. E qui senti ancora in te i modi di impazienza. La divina volontà non è ancora diventata natura. Acqua. Siamo ancora più nel regno delle virtù che nel regno della divina volontà, perché se tu purtroppo te vengono i nervi che sbatteresti qualcuno al muro, poi ce lo sbatti magari, ma i nervi te sono venuti e ce lo sbatteresti, acqua, ancora è acqua. E questo perché? Perché non si abbassa a regnare in un'anima dove c'è la natura ribelle. Allora, questo esercizio, come dire, di assecondare, di stare lì dove Dio ci mette a stare senza fare il diavolo a quattro, questa è la morte assoluta, questa uccide tutte quante le nostre, come dire, i nostri spiriti ribelli che stanno dentro il nostro cuore. È santità e vuole la natura ordinata e santa dove deve regnare. Vedete ancora come torna questo termine, la natura ordinata, come prima aveva detto, tutte le tue cose siano in ordine a Dio. Allora, questo è un concetto fondamentale, una cosa in ordine a Dio, nel senso che io ce l'ho, avendolo ricevuto come un suo dono, non come mia proprietà. Quello che fece San Francesco, che non capisce quasi niente nessuno, che fanno gli ordini religiosi che vivono la povertà estrema, loro hanno l'uso delle cose, non la proprietà. Perché se il Signore, se a me mi serve un patrimonio, d'accordo, che devo fare una cattedrale, ma cioè, padre mio, quanto casa la salvia della sofferenza, non avesse manco un centesimo, capito? Non serve che te lo procuri tu, se Dio vuole che una cosa la fai, ti darai i mezzi per farla. Ma se tu ti metti in testa tu di fare la casa sull'olivo della sofferenza come cosa tua, Dio non la vuole quella cosa lì. Certo, se sei miliardario come Jeff Bezos, poverino che lo stiamo citando, che se preghiamo per lui, che Dio gli dona la vita eterna e che lo converta, carità. C'è niente di Jeff Bezos fa la casa sull'olivo della sofferenza, è come se tu dai un centesimo a un povero per strada, questa è la proporzione, capito? La fai come te, come un'opera di testa tua, quindi, ma bisogna vedere se Dio vuole che tu la faccia oppure no, perché se vuole che tu lo fai ti darà i mezzi, ma se non vuole non lo fai, non sta preoccupando, non te lo chiedi. Le cose ordinate in ordine a Dio. Quindi alla Madonna glielo chiedevano questo sacrificio, a Sant'Anna e a San Gioacchino glielo ha chiesto questo sacrificio, dovevano farlo. Se Dio te lo chiede, però cosa devi fare? E se non la fai, non sarai come diceva, guarda, questa è una sofferenza troppo grande, non ce la faccio, me la tengo, tienetela, ma non starai contento, non sarai felice, perché se è una cosa Dio vuole che tu ce l'hai, ma questo vale anche per le cose piccolissime, anche per le nostre piccole soddisfazioni, i nostri piccoli piaceri, le nostre piccole, come dire, divagazioni, che per carità, la vita terrena è fatta anche di queste cose. Ho sentito l'altro giorno un bellissimo intervento, insomma, no? E Dio non vuole che diventiamo tutti quanti una banda di straccioni, d'accordo? Tutti quanti i movimenti, i subbugli che stanno a seguire. No, cioè, la vita è fatta di tante cose belle. La vita, sì. Le cose necessarie, sì, ma la vita è bella, cioè dice, c'ho un piatto di minestra, c'ho un tetto e c'ho un letto, dice,
Dico, vabbè, ci accontentiamo così. Ma se te puoi provare un bel film, santo, bello e pulito, insomma, dentro un cinema normale, che è? Cioè, perché gli uomini, diceva questo autore ispirato durante questo intervento, cercano anche queste cose? Perché sentono dentro il cuore l'afflato verso il bello. Certo, se il nostro Signore te la toglie, prenditela, ma anche se toglie le cose necessarie, ma se ci sta ed è conforme alla sua volontà, che Dio sia benedetto. Quindi questa è una fatica enorme, questo qui, quindi avere questo distacco interiore. Se una cosa c'è, bene. Se una cosa non, quando il nostro Signore dice stop, stop. Se stop non lo dice mai, non lo dite mai. Quindi vuol dire che era bene che quella cosa per te rimanesse. Questa, che capite, insomma, le dico a me queste cose, non pensate che io riesco con facilità, si vedono queste cose qui, no? Questa però è, penso che quando si pensa a queste cose si capiscono. Questa è grandissima santità, questa è vera santità. Dobbiamo cercare di tendere e di arrivare a questo, perché quando questo ci sta, stiamo tranquilli. E se questo non ci sta, sereni, profondamente in pace, quindi con la divina volontà convertita in naturale, perché noi ci arrabbiamo? Perché diviene il moto dell'impazienza? Questo lo dico a me quando oh, il diavolo, guardate, ma non è che il diavolo ti provoca, capito? Ma se tu facessi il bravo, cioè, sapeste quante volte l'impallamento dei computer, il meglio che c'è in giro, perché sapete c'è lavoro, c'è cosa, quando tu c'hai i minuti contati, quando tu c'hai una cosa che dura 5 minuti, c'è un problema, cominciano a girare le rotelle, a impararsi le cose, e quei 5 minuti diventano 20. Ma se il nostro Signore ha permesso al diavolo di venirti a provocare, è perché ti sta dando una chance. Ci vuole, capito? È difficilissimo, va bene, è pazienza. Quindi sono due le cose: il nostro Signore sta permettendo che il diavolo ti metta alla prova, e quindi non sono 5 e sono 20. Perdiamo un quarto d'ora di sonno, facciamo una cosa di meno, ti abbandoni, va bene, aspettiamo che si risolva questa cosa. Oppure potrebbe darsi, questo me lo dico io, forse, che il nostro Signore non voleva in quel momento facessi quella cosa, quindi vedi che non è aria, non ci sarebbe tempo, lascia aperto. Cosa sono queste cose qui? Sono rinunce alla nostra volontà. Se tu agisci diversamente, viva la tua volontà umana, lo dico a me, cioè, quindi vuol dire che c'è ancora un po' di vita, quindi il nostro Signore lo vorrebbe permettere, perché il diavolo fa la volontà di Dio, il diavolo fa la volontà di Dio, questo ricordiamolo sempre, la fa contro voglia, ma fa la volontà di Dio perché non comanda lui. Quindi è un'occasione, perché fino a quando la nostra volontà umana non muore, queste cose qui non le possiamo vivere, capite? E la volontà umana non muore per miracolo, la volontà umana muore mano a mano che noi ce la facciamo uccidere. E quindi il nostro Signore permette al diavolo di fare una provocazione, ti sta facendo un favore. Noi non, cioè, lo ripetiamo questo col senno di poi, ecco, però a forza di pensarci, speriamo che poi quando arrivano i momenti, ecco, buono, mi preghi, ora te faccio vedere io, è così, benissimo, perché fino a quando la volontà umana non è morta, non si può vivere questa roba qui. E quindi diciamo, noi dobbiamo avere la sapienza, il discernimento. Quando facciamo l'esame di coscienza, non andiamo le grandi confessioni, perché insomma i grandi esami di coscienza sono proprio questa capacità di focalizzazione di questi punti, perché quando una persona, come dire, tende un pochino alla santità, come dire, non dovrebbe fare grosse cose, ecco, però i grandi esami di coscienza sono proprio queste luci che ci vengono su questi punti, capite? Perché vedete, qui ho fatto la mia volontà, qui ho fatto la mia volontà, qui ho fatto la mia volontà, su questa cosa non sono con l'ordine a Dio, ci sono, sento ancora degli attaccamenti, sento, questi sono i grandi esami di coscienza che dobbiamo chiedere al Signore che ci aiuti piano piano a farli.
Mamma Santa, aiuta la figlia tua, fammi una visita nell'anima mia e tutto ciò che trovi che non è volontà di Dio, con le tue mani materne strampalo da me, bruciami le spine e le erbe nocive e tu stessa, che ama la divina volontà, a regnare nell'anima mia. Sovrana Regina, prendi tra le tue mani l'anima mia e trasformala tutta in volontà di Dio. Il Signore sia con voi, nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi. Vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.